Dice, io sono Davide Danti, nato a Milano il... Io sono il grande Davide Danti, nato a Milano il 27 febbraio del 38. E quando avevo 5 anni c'erano i bombardamenti Del 40, quelli del 43. degli inglesi. C'erano anche prima, quelli del 43 erano terribili. E allora io avevo una scatola di legno con dentro i soldatini, andavo giù in cantina tutto tranquillo. Intanto pioveva una bomba della Madonna, quei pochi uomini e le donne andavano su a innaffiare le persiane delle finestre perché il palazzo del Senato era tutto in fiamme, in via Perché Senato. stavi nelle parti di via Senato. Sì, via San Primo. E così, questo è quello che mi ricordo della guerra e poi il rumore dei bombardieri. Questo anche dopo la guerra faceva un po' paura. Cioè, ti è rimasto dopo la guerra il ricordo del rumore dei bombardieri? Sì, quando passava un aereo ricordavo i bombardieri. Vabbè, non mi hanno ammazzato. Vabbè, questo è il manifesto. Per fortuna. Vediamo, quando uscivi dal rifugio cosa vedevi? Fiamme. Sì, ma io in strada andavo pochissimo, mia mamma mi teneva in casa. Vediamo un po'. Il rifugio era in realtà la cantina. Sì. Era la cantina, quindi era un rifugio per modo di dire, perché se... C'era sopra un palazzo di 5-6 piani. Quindi se una bomba colpiva il palazzo a modo, beh, crollava tutto il palazzo sulla cantina. Crollo è periodico, 3-14. Cioè? Pardo. 3-14 non è un numero periodico. Sì, sì, è un numero irrazionale, credo. Se squilibrate. Sì, ecco. In matematica sono stato rimandato all'ultimo del liceo, mi hanno dovuto promuovere a settembre perché avevano buoni voti dappertutto. Senti, ma questo è un... Quanti bombardamenti ricordi di aver subito? Quasi ogni notte andavano a bombardare un po' qui, un po' là. Quando uscivi vedevi fiamme in tutta la città. E questo era probabilmente nell'estate del 43, primavera estate del 43. Questo non me lo ricordo. Non ti ricordi come eri vestito? L'uso non ero. Come? Nudo non No, ero. certo, no, ma se c'avevi vestiti pesanti addosso, vestiti leggeri. Se No. c'avevi il cappotto o altro. Qui io non ho mai sofferto freddo. Questo è tutto. Ho capito. Quindi quello che è rimasto dopo la guerra è stato l'ossessione del rumore dei bombardieri, che ti generava paura, sconcerto, terrore, fastidio, paura. Paura irrazionale, naturalmente. Perché evocava le... Ma e tu sentivi, oltre che vedere le fiamme, vedevi le bo udivi le botte delle bombe? Per cazzo. Brutta la guerra. Dirò, Dimmi. non sono molte le persone che hanno quei ricordi terrificanti. Quelli che erano bimbi o bimbi dai 5 anni in giù, in avanti, cioè più piccoli, fra i 3 e i 5 anni, hanno dei ricordi molto più sfumati e quasi spensierati, in genere. Forse Come perché si è no? unito al fuoco, alle fiamme, chi lo sa. Per me no, perché con l'età tendi a dimenticare le cose più recenti, ma quelle antiche nel cervello ci stanno ancora, il cervello ha una capienza non infinita. Hai capito? Sì. E quindi dici che... Senti,
Sì, però il fatto è che c'è una selezione evidentemente nel ricordo e un'impressione maggiore che viene data da un ricordo piuttosto che da un altro. E poi, per esempio, ti ripeto, sia Giuliana che il suo fratello hanno un ricordo, cioè Giuliana ha proprio quasi ricordi quasi divertiti. Suo fratello un po' meno, ma quello che ricorda più che i bombardamenti e le fiamme su Livorno, quello che continua a ossessionarlo è una cosa che tra l'altro ossessionava anche mio padre e mia madre, che però hanno un'altra età, avevano un'altra età perché avrebbero potuto essere i genitori e anche i genitori tuoi, perché mio padre ha 20 anni più di 18, quindi 20 anni più di tornerebbe, no? Come la stessa età che c'è fra me e mio figlio. Mio padre qua, il battere dei tacchetti delle SS, o cioè comunque dei soldati tedeschi sul terreno, che invece te non ricordi per niente. È strana questa cosa lì, eh? Non ricordi niente forse perché non l'hai sentita, perché potrebbe anche darsi che tu non l'avessi sentita, no? Difficile che passassero di lì, era una via stretta. Invece mi ricordo molto bene nel 1945 che con mia madre sono andato in corso a Venezia e passavano le truppe americane. E io dissi a mia madre, adesso si saluta così, guardatemi bene, non salutare in nessuna maniera. Poi sono andato in piazzale Loreto, ma avevano tirato giù il Mussolini e la Petacci, non c'erano, per fortuna. E lì comunque nel 40 avevi 7 anni, quindi eri proprio un bimbo, eri ancora un bimbo, quindi. No, E insomma. comunque sarebbe stato certo uno spettacolo poco allegro, poco edificante, non allegro. No, ho visto le foto, poi qualcuno ha tirato sulla gonna la Petacci, proprio giù. Il discorso di Mussolini non me lo ricordo. Già, mia mamma aveva paura della politica. No, mi ricordo che poverina invece andava dal macellaio di Corso Venezia se gli davano un po' di carne perché si faceva fame. Fame non ho mai patate, grazie alla mamma. Vabbè. Altre guerre, spero di non vederle. Va bene. Davide Danti, testimonianza raccolta a Casola Lunigiana il 16 luglio 1900, sì, domani, 2011.